I ragazzi della classe quinta del liceo artistico Einaudi di Magenta hanno fatto visita questa mattina all'ospedale Fornarole di Magenta, dove abbelliranno e renderanno più confortevole la sala d'aspetto della nuova area di senologia che sorgerà nell'immediato futuro. Erano presenti il presidente di AICIT Daniele Bolzonella, i membri del direttivo, le dottoresse Silvia Bolzoni e Maria Rosa Ferrara. Che ha la fortuna che a Magenta nascerà questo centro che è già in formazione per seguire tutti i problemi femminili e con tutte le diagnosi e anche le fisioterapie, tutto. Detto questo, le apparecchiature che ci sono ben tre, diciamo, al momento. Un secondo mammografo nuovo che dà la regione. Un mammografo che abbiamo donato noi dell'AICIT e poi un ecotomografo. Come sa il vostro professore, AICIT è, diciamo, sul territorio, nata da 42 anni fa, 42 anni, segue tutte le problematiche dell'oncologia e si diversifica su varie iniziative. Eccoci con la dottoressa Silvia Bolzoni, qui al quello che sarà poi nell'immediato futuro la nuova area senologica. Ecco, ci Sì, può dire un abbiamo po'? la felicità di accogliere questo progetto del liceo artistico Einaudi di Magenta che trasformerà la sala di attesa della senologia presso il nostro servizio di radiologia e la sala che adesso è come tutte le altre, cioè grigia e diciamo piuttosto triste, si trasformerà in una sala con colori e forme che saranno quelle del progetto vincente, della classe quinta A del liceo artistico, appunto. E dato che in questa sala le donne sostano sempre con un forte stato di ansia e di attesa di una risposta che sperano essere non drammatica, il fatto di trasformare questo luogo in un luogo, grigio, invece in una zona che tenta di rilassare e di placare le ansie e di diventare gradevole nell'attesa, a noi fa molto piacere. Sono sicura che il progetto che vincerà sicuramente non potrà fare altro che migliorare quello che noi adesso abbiamo e che è uguale a quello di tutti gli altri. Ogni volta che cammino attraverso i corridoi o la mensa di questo ospedale e vedo i lavori dei ragazzi del liceo degli anni pregressi, penso sempre che abbiano dato una nota di colore e di gradevolezza al mio luogo di lavoro. E quindi li Sicuramente, ringrazio. certo. Sì, Grazie mille, grazie a voi. dottoressa. Buongiorno. Adesso sulla base di questi elementi hanno già buttato giù delle idee e naturalmente stiamo lavorando anche in scala, no? Più o meno tenendo conto delle misure per fare delle cose, diciamo, in questo rapporto proporzionale con l'ambiente. Dopodiché, almeno come si è sempre fatto in altre occasioni, c'è una commissione che è la vostra, verrà a scegliere il progetto che riterrete, diciamo, più consono, ecco, diciamo, non il più bello, cioè quello che è meglio contestualizzato, insomma, per voi. Una volta operata questa scelta, noi poi lo realizziamo, per cui lo vedrete su carta come progetto vero e proprio in scala. Lo vedrete con delle diapositive, anche con il tremo delle immagini, come lo rendono, quindi simulando anche l'ambiente come sarà finito. E però, quando noi avremo già a disposizione tutto questo materiale, insomma, questi lavori sono 19 ragazzi, quindi vedrete 19 progetti, vi inviteremo a scuola nell'aula magna con la preside e sceglierete voi, insomma, è giusto che scegliate voi. Per i tempi, non so, noi diciamo che possiamo anche già fra un mese e mezzo avere già tutti i progetti pronti. E poi, appunto, una volta scelto, la realizzazione si può fare nell'arco di un mese o anche meno, insomma. E adesso i ragazzi, dal punto di vista operativo, dovranno fare delle foto. Insomma, quindi, Siamo qui con Giulia e Ilaria, che sono due ragazzi del liceo artistico dell'Einaudi di Magenta. E adesso voi avrete un lavoro importante qui. Ci troviamo
qui nella sala d'aspetto della nuova, di quella che sarà la nuova area senologica. Ecco, di cosa si tratta? Cosa farete? Beh, realizzeremo essenzialmente un progetto dedicato alla sensibilizzazione per quanto riguarda il tumore al seno, di prevenzione, e vorremmo realizzare appunto dei pannelli che possono anche mettere a proprio agio le donne, praticamente donne che saranno qua ad aspettare per un esito molto importante per la loro vita. Comunque un messaggio di speranza, un messaggio di calma, vogliamo che queste persone si trovino appunto a loro agio, stando qui, e che non provino un senso di angoscia che già la malattia comunque dà. Certo, avete già pensato a qualche disegno particolare? Sì, abbiamo tanti progetti, ognuno diverso, stiamo facendo le prime tavole, un po' i bozzetti per capire, abbiamo già dei progetti in corso e adesso piano piano stiamo dando forma alle nostre idee. Va bene, grazie mille. Quanti siete? 19 alunni. 19, perfetto, grazie e buon lavoro. Grazie. Se voi fate, sicuramente sarà meglio di questi armadi grigi e di queste targhe accumulatesi nel tempo. Secondo, volevo solo dire che la tipologia umana di questa sala di attesa, questo non vuol dire che loro debbano per forza fare una cosa classica o che rientri nel classico tema della senologia o della donna, ma in questa sala d'attesa saranno per il 99% in attesa delle donne, e diciamo che lo spirito con cui una donna è seduta qui non è quello della malattia, ma della speranza di non averla, cioè è una sala in cui si attende un risultato, si è molto in ansia e in gran parte si è in prevenzione. Questo per buttare lì dei temi, cioè per cui l'ambiente, non dico che debba essere nei canoni che immagino miei del relax, ma deve incutere secondo me più uno stato di serenità piuttosto che di angoscia, ecco, perché qua l'angoscia va placata, non so come dire, è come quando in una pediatria si mettono delle immagini tipiche per i bambini, ecco, la declinazione di questo spazio sarà di attesa di un risultato in un regime di ansia, ma che poi per la gran parte va a finire bene.